Benvenuti al Laboratorio di Mare. Ovviamente questo ristorante ha come ingrediente principale il pesce e oggi volevamo proporvi uno dei grandi classici della cucina italiana, che è il filetto di orata alla mediterranea. Volete scoprire come si prepara? Venite con noi in cucina. Per il filetto di orata alla mediterranea utilizziamo ovviamente dei prodotti tipici mediterranei, quindi pomodorino di Pachino, il basilico ligure, l'oliva taggiasca, una patata precedentemente bollita, il filetto di orata, una salsa prezzemolo ottenuta semplicemente con prezzemolo e olio frullati insieme, olio extravergine, cristalli di sale e sale fino normale e pepe. Per prepararlo utilizziamo una padella antiaderente che facciamo scaldare bene con un filo d'olio. Il filetto di orata ovviamente è stato spinato e anche sfilettato. Si fa cuocere comunque prima dalla parte che aveva la pelle per evitare che si imbarchi in cottura. La cottura è molto veloce, circa 2 minuti per ogni lato, girandolo più volte in modo che non dori molto in nessuno dei due lati. Se il sauté è sufficientemente capiente, uniamo anche la patata in modo che si scaldi. La patata è stata tagliata a fettine di circa 0,5 cm di spessore in modo che il tempo di cottura del nostro filetto permetta alle fette di patate di scaldarsi. Saliamo leggermente le patate, non il filetto di orata, per evitare che disidrati, anche perché lo saleremo alla fine con i cristalli di sale. A cottura quasi ultimata aggiungiamo i pomodorini e le olive. Pepiamo. Il filetto è pronto, andiamo a impiattare facendo un letto con le patate. Su cui adagiamo il nostro filetto di orata. Completiamo il tutto con le foglioline di basilico spezzettate con le mani in modo che non ossidi. Ancora un goccino di olio per creare la nostra salsa. E nappiamo il nostro filetto di orata. Completiamo il piatto con dei cristalli di sale e decoriamo con la nostra salsa al prezzemolo che unisce tutti i sapori del Mediterraneo. Questo è il nostro filetto di orata alla mediterranea.